A presentare un'interrogazione consiliare sugli interventi di manutenzione realizzati negli istituti scolastici della città a Palazzo del Carmine sono i consiglieri di Fratelli d'Italia Gianluca Bruzzaniti e Salvatore Petrantoni. Ci spinge a presentare questa interrogazione mia e del collega Toti Petrantoni il fatto che diversi genitori ci segnalano quotidianamente le carenze all'interno degli istituti scolastici, aule in cui comunque vi sono infiltrazioni d'acqua, infissi problematici, crepe all'interno delle mura. E quindi abbiamo voluto attenzionare questa vicenda perché ricordavamo, e bene ricordavamo, che in approvazione di bilancio vi era una buona disponibilità per questi interventi. Abbiamo effettuato anche all'interno degli istituti scolastici dei sopralluoghi. E abbiamo evidenziato le diverse problematiche. Ad oggi quel capitolo è rimasto intatto, quindi non è stato completamente utilizzato, a detta dell'assessore in commissione, perché non si può mai sapere quelle somme a cosa potrebbero servire in futuro. E quindi noi abbiamo ad oggi delle scuole pericolanti e delle somme assolutamente stanziate per quegli interventi completamente inutilizzate. Il 2022 è terminato e quindi ci troviamo con un'amministrazione che ha preventivato delle somme e degli interventi per il 2022, ma che non li ha realizzati e non ha utilizzato le somme. Abbiamo chiesto replica sul tema a cui l'amministrazione ha scelto di rispondere in sede istituzionale.